aveva individuato il contratto relativo all'alunnato del Merisi nella bottega di Simone, gettando un raggio di luce su una figura totalmente dimenticata. Calvesi notava che quella improvvisa ribalta venne accolta con una certa ironia e a tal riguardo egli citava di converso l'ammirazione riscontrata negli scritti di Lomazzo sia nel trattato che nelle rime e infine nell'idea del tempio della pittura. Cito, dice Lomazzo, ora vive ed è per vivere eternamente nelle opere sue eccellentissime per ogni parte ma vagamente espresse singolarmente per la somma vaghezza e leggiadria di colori e prontezza di moti. Fine citazione. Più avanti Lomazzo inserirà Peterzano tra i seguaci di Tiziano e Giorgione, insieme ai nomi di Veronese, Tintoretto, Bassano, Palma e Barocci, ponendo in rilievo la prontezza dei moti, ovvero il trattamento della luce alla veneta e non di matrice lombarda come i famosi notturni gravi di Vincenzo Campi. Nella storia pittorica Luigi Lanzi a sua volta rimarcò come Peterzano avesse innestato nel colorito veneziano l'espressione, gli scorti e la dottrina prospettica dei lombardi. Calvesi, allievo di Venturi e dunque particolarmente attento alle fonti, ebbe a sottolineare nell'articolo in questione come Longhi avesse negato una partenza veneta di Simone, respingendo l'idea di un alunnato presso Tiziano. Longhi insisteva su una parabola pittorica parallela a quella di Antonio Campi, dal manierismo al naturalismo empirico dei lombardi più antichi. Quindi già c'è un annuncio importantissimo su questa matrice veneta che la mostra ha rivelato e documentato pienamente, che è una delle componenti fondamentali del linguaggio di Simone Peterzano. L'indagine di Calvesi si soffermava poi per la prima volta su diverse opere di Peterzano, dagli affreschi ai dipinti e soprattutto ai disegni, tra i quali ne ravvisava diversi autografi. In quella circostanza egli attribuiva a Peterzano la nota flagellazione di Santa Prassede, un'opera discussa riferita a Giulio Romano. Come opera del Pippi, la flagellazione è infatti ricordata da Vasari nel 1568. Ilaria Toesca, che ne diresse il restauro nel 1965, ritenne che il dipinto si dovesse inquadrare nell'attività giovanile di Giulio. Il restauro, oltre la parchettatura e la pulitura della tavola, portò alla riscoperta della colonna originale, sostituita da una mezza colonna e dall'architettura di fondo e nella rimozione dell'aureola di Cristo aggiunta posteriore. Tuttavia, l'attribuzione a Giulio Romano è stata nel tempo fortemente discussa. Nella mostra su Giulio del 1989 si avanzava un'attribuzione a Giovan Francesco Penni come opera di Giulio Romano, comparve invece nel catalogo della mostra del 2012 sull'ultimo Raffaello, Raffaele Les Dernières Années. Sia la descrizione del Davanzati del 1725, sia un inventario della Chiesa del 1823 citano il quadro come dono del Cardinal Bibbiena, fatto fare da questi a Giulio, al Pippi per la Cappella della Sacra Colonna. Tuttavia l'attribuzione è stata nuovamente discussa in un lungo articolo sul Sole 24 Ore del 2012 e mi fermo qui. Calvesi muoveva la sua analisi notando le incongruenze iconografiche, attributive, cronologiche nelle fonti ottocentesche, avanzando l'ipotesi di un quadro diverso rispetto alla fonte vasariana. In particolare, egli osservava alcuni elementi della colonna della flagellazione corrispondenti alle descrizioni della reliquia affini al tema della flagellazione assai diffuso a partire dalla seconda metà del Cinquecento attraverso le incisioni. Oltre alle argomentazioni attributive però, quel pionieristico studio aveva il merito di porre l'attenzione sul ruolo rilevante di Peterzano, sia come maestro di Caravaggio, ma anche sul piano della sua autonoma produzione artistica, caratterizzata da una indubitabile matrice veneta, al tempo posta in discussione da Longhi. La bella mostra che ha avuto luogo nello sfortunato 2020, proprio qui all'Accademia, ha pienamente ricostruito l'entità del catalogo di Simone Peterzano, le sue matrici culturali e pittoriche e i suoi tratti distintivi.
Petersano infatti si dichiara per buona parte della sua vita Tiziani alumnus e, spinto da un'autentica propensione, lega la sua formazione al grande maestro di Pieve di Cadore. La sua attività giovanile gravita nell'orbita della grande stagione della pittura veneta, come comprovano da subito i suoi dipinti di soggetto musicale ed erotico, che abbiamo visto poco prima, contigui alla tipologia dei suonatori e suonatrici riscontrabili nelle opere dei veneti Licinio e Micheli. L'esposizione a Brera della Venere Cupido con due satiri in un paesaggio realizzata da Simone a Venezia manifesta la conoscenza della Venere del Prado di Tiziano e mostra l'espansione a penetrare il carattere ermetico del soggetto pienamente esperito in opere più complesse come il Concerto Campestre. L'indiscussa radice veneta per cultura e segno pittorico si riscontra anche in altri dipinti di soggetto musicale, sebbene le acquisizioni critiche maturate negli ultimi anni non permettono ancora un riferimento cronologico che consenta di fissare dei punti fermi precedenti il 1572. I due sorprendenti teleri, con la vocazione dei Santi Paolo e Barnaba, eseguiti nel 1573 per la e 74 per la chiesa di San Barnaba a Milano, rappresentano un fondamentale punto di arrivo nel percorso pittorico di Simone. La dimensione, il respiro grandioso delle composizioni, le cromie splendenti, la dinamicità compositiva e gestuale che lega la folta schiera di personaggi al paesaggio, intriso di un vibrante senso atmosferico, rivelano una sensibilità cromatica permeata di umori veneziani, ove si palesa un naturalismo acerbo, di estremo interesse in rapporto all'opera di Caravaggio. Furono descritte come immagini viventi, per dirla con il decreto del vescovo Ragozzoni, emanato nel 1580, le figure rafforzano nel tumultuoso pittoricismo veneto una tangibilità che dialoga con franchezza con il mondo lombardo. L'esposizione del 2020 conteneva 64 opere, 27 disegni e che hanno determinato appunto la ricostruzione di questa importante figura. La mostra bergamasca ha posto quindi in dovuta luce anche la pratica del disegno tra Veneto e Lombardia, fino all'affermazione con particolare riguardo alla Milano di Carlo Borromeo. La dichiarata dipendenza di Caravaggio dai modelli di Petersano si evince da questi confronti. La cena in Emmaus, dipinta da Simone tra il 60 e il 65, e soprattutto questo meraviglioso confronto, che era anche in mostra, tra il disegno di Simone e il Bacchino malato. A proposito del ritratto donato a Maurizio Calvesi e Augusta Monferini all'Accademia Carrara, nel catalogo della mostra Frangi notava che Petersano, a 54 anni, è uno degli artisti più affermati di Milano. Lomazzo, all'incirca coetaneo del pittore, nella tavola dei nomi allegata al Trattato dell'arte della pittura, registra Simone Petersano, veneziano, pratico e dilettevole, pittore e discepolo di Tiziano. Non una garanzia di autentico discipulato, ma piuttosto il registro di una dimestichezza umana, oltre che professionale, che già era stata riconosciuta da Calvesi nel 1954, quindi lontano. A questo punto mi sia consentito un saluto particolare ricordando una mia visita nella casa estiva del professore a Tropea. Voglio ricordare Maurizio e Augusta in questo magnifico scatto della celebre Elisabetta Catalano, così in un giorno felice della loro vita. Grazie. Ora da Alessandro Zuccari, volevo dirvi che i profili dei nostri relatori sono consegnati anche se sinteticamente nella cartella a vostra disposizione. Comunque Alessandro Zuccari è ordinario alla Sapienza, ma
ha avuto, non solo mi ha aiutato a comporre questo insieme di studiosi, ma come avete sentito amici di Augusta e Maurizio. In questo caso il ringraziamento mio va a lui e il tema, naturalmente, visto lo specifico anche della ricerca di Alessandro su Caravaggio, è Maurizio Calvesi e gli studi su Caravaggio. Grazie. Stefania Masciosci ha così ben introdotto il tema, perché Petersano non solo è stato l'oggetto della tesi di Maurizio Calvesi nel 1949 con Lionello Venturi alla Sapienza, ed è stato, potremmo dire, la scintilla di una feconda serie di studi che lo stesso Calvesi ha condotto e sulla quale si sono innestate come delle ramificazioni, di cui alcuni dei presenti rappresentano, come dire, gli esiti più vicini a noi. E Stefania Masciosci ha condiviso con me la conoscenza di Maurizio Calvesi nel 1976. Per dire in una battuta, eravamo studenti universitari, io sono un po' più grande di Stefania, e quindi lei è più giovane di me, ma io studiavo storia dell'arte bizantina. Calvesi si trasferisce da Palermo alla Sapienza, a Roma, comincia a frequentare le sue lezioni, perché nel piano di studi ci voleva l'esame di storia dell'arte moderna, sento le lezioni di Calvesi e cambio indirizzo completamente, fino a chiedere la tesi al professor Calvesi in questi termini. Sapevo che era interessato al Caravaggio, ma non avevo letto i suoi scritti. Vado dal professor Calvesi e dico: ho pensato di fare una tesi su Barocci e gli oratoriani o Caravaggio e gli oratoriani. E lei mi ha detto: e come è arrivata a questa idea? Incuriosito. Ho detto: mi sono riletto tutto il manuale di Argan e ho visto che Argan fa 4 collegamenti di artisti con gli oratoriani. Dice: ah, bene, sì, ha ragione, è vero, perché Borromini, Rubens, Barocci e Caravaggio. Ma lasci stare Barocci, c'è stata la mostra destra, studi Caravaggio. E sono quelle coincidenze, quei felici incontri della vita, che, e quindi Stefania Masciosci poi ha condiviso questi interessi. E indubbiamente bisogna, lo dico così in grande sintesi, bisogna tenere presente il rapporto tra Maurizio Calvesi e Lionello Venturi. Lionello Venturi, come sapete, grande studioso, viene dalla scuola di Torino, non accettò di giurare al fascismo e fu uno dei 12 docenti universitari italiani che fu costretto all'esilio. Lunghi anni a Parigi, se non ricordo male 9, e poi negli Stati Uniti. Perché è importante il rapporto di tutti noi, ognuno col proprio maestro? Perché Lionello Venturi, con questa interruzione, questa frattura drammatica dovuta all'esilio, però la trasformò invece in un felice vantaggio, perché gli studi di Venturi sulla pittura francese, dagli impressionisti, Cézanne, le avanguardie e poi il mondo americano. Quando nel 1945 tornò in Italia ed ebbe la cattedra alla Sapienza di Roma, portò tutte queste novità e soprattutto questa apertura internazionale che, come sappiamo, durante il ventennio ha avuto notevolissime opposizioni per chi invece era rimasto in Italia, in particolare per la posizione di Lunghi e di altri su cosa dovesse essere il contemporaneo in Italia. Quindi il rapporto tra Calvesi e Lionello Venturi è decisivo,
sia per quello che riguarda la storia dell'arte moderna e il Caravaggio, perché Lionello Venturi è stato il primo studioso dell'età moderna a reimpostare in chiave critica gli studi sul Caravaggio con i primi saggi del 9 e soprattutto il primo saggio monografico sul 10 che ha aperto il nuovo corso degli studi caravaggeschi. Contributi di Ronchi sono stati determinanti, sono venuti dopo, ma i primi sono sui caravaggeschi più che su Caravaggio stesso. Ho raccontato questo perché in fondo vediamo questa unità profonda di interessi tra moderno e contemporaneo, di cui abbiamo ascoltato degli spunti di grande interesse finora, e che Calvesi ha incarnato proprio in quanto allievo di Lionello Venturi. Lo vediamo tra l'altro con Cesare Gnudi e Venturi a Modena, non a caso a Modena, nel 57. Dobbiamo considerare che Calvesi inizia la sua carriera come funzionario a Bologna e quindi si immerge nell'ambiente emiliano. E, tra l'altro, in quell'ambiente si inserisce molto felicemente con una, direi, ampiezza di rapporti. Questa immagine l'ho scelta perché da conto, e questo Giulio San Giorgio conosce queste immagini perché sono state inserite alcune di quelle che si conoscono, infatti sono su internet, che danno conto dei rapporti intellettuali di Calvesi e poi anche ovviamente di Augusta Monferini con lui. Nell'ambiente emiliano, non solo Gnudi naturalmente, ma Francesca Arcangeli in quegli anni, e poi vedete Roberto Tassi, Bernardo Bertolucci giovanissimo, Attilio Bertolucci e poi Giuseppe Bertolucci, il regista scenografo, appunto nel 1962. È una fase importante della vita di Calvesi, quella degli anni bolognesi emiliani, che dimostra però questa ampiezza di interessi, la storia dell'arte moderna, la storia dell'arte contemporanea, ma in fondo il mondo della cultura. Pensiamo anche a quello che poi è significato il suo impegno, per così dire, civile, l'impegno in Italia Nostra, cioè c'è una militanza di entrambi e di Maurizio in particolare sul versante civile. Fare cultura è anche difesa del patrimonio, ma fare cultura vuol dire anche difesa dei valori democratici e così via, senso di una società pluralista e non chiusa, e non settaria e non settoriale. Questo pensiamo anche alla radice, diremo, antifascista della cultura dei Monferini, che ovviamente essendo stati perseguitati durante il ventennio, in particolare durante la guerra, c'è anche questo background, diciamo, culturale di impegno civile che ha caratterizzato in particolare questi anni. Ho accennato a queste cose per dire soltanto, Lorenzo Canova purtroppo non è potuto venire per la perdita di un collega stretto amico di cui proprio in questi giorni, quindi oggi ha dovuto rinunciare alla sua presenza qui, non ci ha lasciato per il suo testo, non ci sono le immagini. Il rapporto di Maurizio Calvesi con la storia dell'arte, la critica d'arte contemporanea, è stato strettissimo perché le sue relazioni sono state intensissime in quegli anni, tra l'altro anni 60 e 70, fecondissimi in Italia. E così, a titolo indicativo, ho scelto questa foto con Giulio Carlagan e Gillo Dorfless, non si sa esattamente dov'è, però forse si può ricostruire dove, e Augusta e Maurizio insieme a Renato Guttuso. Avrei voluto mettere Burri, gli artisti di cui
entrambi, in particolare Maurizio, si è interessato, sono un'enormità, e artisti tutti di primissimo piano. Tra l'altro, sul versante del mondo intellettuale, vedete alla Galleria 2 RC di Roma negli anni 90 con Georges Segal. L'intellettuale, lo studioso, nella sua casa, e qui è seduto in una nota foto sulla scala della sua biblioteca realizzata da Mario Ceroli. Un capolavoro domestico, diciamo. Tra l'altro i libri su Caravaggio sono alle sue spalle dietro quella scala, e vediamo le due sagome, quella di Augusta in piedi e quella di Maurizio seduti, che ci danno una suggestione non solo, diciamo, delle due personalità, ma anche dell'ambiente umano che si era creato, umano e culturale, le due cose non sono scindibili. Non posso tralasciare il fatto che tra i riconoscimenti che Maurizio Calvesi ha avuto, quello del premio Balzan del 2008, raro premio per gli storici dell'arte, che Maurizio, che vedete, è il presidente napoletano, perché il premio Balzan viene consegnato all'Accademia Nazionale dei Lincei, Calvesi è stato linceo per lunghissimi anni, il presidente della Repubblica Italiana consegna questo prestigiosissimo premio con questa dizione: per lo straordinario lavoro svolto nel campo della storia dell'arte visiva moderna e contemporanea, che ha contribuito sia a una migliore comprensione della natura e dello sviluppo del modernismo, sia allo studio dell'origine delle nuove tendenze dell'arte contemporanea. E, nello specifico, era un premio per le arti figurative dal 1700 ai nostri giorni, cioè quindi all'inizio del XXI secolo. Solo per dare qualche tratto dell'importanza del lavoro culturale e dell'apprezzamento che Maurizio Calvesi ha avuto a livello internazionale. Sappiamo che ha tenuto conferenze in Francia, aveva tenuto anche conferenze negli Stati Uniti, con i quali, paese con il quale aveva intrattenuto un rapporto soprattutto per gli scambi artistici tra Italia e Stati Uniti negli anni 70. Potrei soffermarmi a lungo, ma avendo scelto Calvesi e Caravaggio non posso dire oltre, ma mi interessava. C'è un anno purtroppo cruciale nel quale vengono a mancare Fumarolì, Giulia Crespi e Maurizio Calvesi. Con Giulia Crespi aveva avuto rapporto quando era il curatore della pagina storico-artistica del Corriere della Sera. E ricordati, con una battuta, una gran signora dice: ma aveva una casa troppo ricca, tutte specchiere dorate, non è il mio gusto. Ma al di là della battuta, perché Giulia Crespi morì qualche giorno prima, dice: ah, si parla tanto di Giulia, ma io l'ho conosciuta, andava a casa sua, eccetera, eccetera, mi raccontava queste cose, non l'amava molto, e sulle specchiere evidentemente voleva dire qualche altra cosa. Con Fumarolì il rapporto era, diciamo, di maggior intesa, anche perché c'era un rapporto intellettuale. Fu lui a invitarlo a Parigi a tenere una serie di conferenze, soprattutto nell'idea di superare una visione, per così dire, segnata negli anni del secondo dopoguerra fino agli anni 90, in cui si vedeva gli aspetti religiosi dell'arte come qualche cosa di retrogrado. Lo dico in una battuta e lo spiego per quello che riguarda il Caravaggio. Calvesi ha avuto il merito di contraddire una visione del Caravaggio un po' sclerotizzata.
L'idea del pittore Merridetto era molto suggestiva e tra l'altro Calvisi ebbe modo di dimostrare come questa definizione nascesse dall'idea dei poeti maledetti, quindi siamo in Francia alla fine dell'Ottocento, e di come questa trasmigrazione di aggettivi e di significati sia passata, diciamo, dalla lettura, dalla letteratura alla critica d'arte, perché poi Calvisi era un filologo finissimo. Riuscì a scoprire, qui allora posso dire l'ultima pubblicazione di Calvisi, il termine linceo, essendo lui accademico dei Lincei, come non proveniente dalla lince in sé, ma proveniente dal personaggio mitologico linceo, e ha trovato e pubblicato la fonte che indica tutto questo, perché linceo, l'occhio di lince perché vede benissimo, ma lui ha dimostrato che in realtà linceo è colui che vedeva attraverso, riusciva a vedere dentro la pietra, quindi non è occhio d'aquila. Occhio di lince vuol dire, e linceo vuol dire che vede in profondità. Questo era un filologo, potrei citare molti altri esempi. E qui la filologia e, potremmo dire, la messa in discussione di prese di posizione ormai consolidate faceva parte della sua scelta controcorrente. Non amava fare il progressista e il controcorrente, anche se frequentava tutti artisti, per così dire, tra virgolette trasgressivi. Ma la cosa interessante è questa: aveva avuto un'intuizione studiando il Caravaggio, che il pittore avesse assorbito quasi l'imprinting della sua formazione nel mondo di Carlo Borromeo e poi di Federico. Cosa che continuò a coltivare perché, lavorando al Corriere della Sera, lui andava a Milano a scrivere. Non solo perché incontrava Giulia Crespi nel suo salotto, ma poi quindi prendeva il treno e si fermava un giorno e passava almeno una mattina alla Biblioteca Ambrosiana a studiare i documenti, per cercare i documenti su Caravaggio e questo rapporto. E come lui stesso confessa, non ho trovato il documento probante, ma ho trovato molto di più, perché ho trovato una tale affinità culturale, di sensibilità, che poi mi ha permesso di redigere il primo articolo, Caravaggio o la ricerca della salvazione. Quando Calvisi scrisse questo articolo, nel quale cercava di riportare Caravaggio all'interno di un contesto sociale, culturale, politico, religioso, come quello borromaico della Milano, diciamo, della peste, e fu tacciato di essere un reazionario, perché una certa cultura vedeva in Caravaggio invece il laico trasgressivo controcorrente, non uso delle parole che spesso vengono applicate al pittore, ma che potete immaginare. Questo scritto, che tra l'altro Argan e altri studiosi, pensiamo a Eugenio Battisti, condivisero pienamente, perché Argan pensava la stessa cosa, Venturi aveva l'idea, pur non essendo Venturi, diciamo, un cattolico fervente. Calvisi, quando pubblicò poi il libro del 90, gli disse: «Ah, professore, vedo che lei è molto propenso a una lettura cattolica dell'arte», e lui rispose: «Io non sono mai stato cattolico e credo che non lo diventerò, ma non posso non accettare criticamente che Caravaggio vada inserito all'interno di una pur originale dimensione religiosa». E la lettura iconologica è stata la chiave, penso che poi Caterina Volpi svilupperà questo tema fondamentale nella ricerca di Calvisi, la ricerca storica, le indagini filologiche, ma la lettura iconologica, che in quegli anni non era amatissima in Italia, era vista un po' come una scienza di superficie, e l'iconologia, quindi tutto quello che riguardava ad esempio il mondo di Panofsky e gli storici dell'arte americani, erano visti con un qualche sospetto in Italia, ma poi chiaramente anche questo viene superato.
nel convegno di Milano del 75, e qui mi piace ricordare Mia Cinotti, che è stata una grande studiosa, che ha fatto un lavoro immenso su Caravaggio, sviluppa i temi iconologici. Ci sarebbe moltissimo da dire, ma posso in sintesi dare alcuni tratti fondamentali. Nella Milano di Federico, di Carlo Borromeo, poi nel passaggio al cugino Federico, c'è un filone filopauperista evidente. Basti poi leggere Manzoni e quello che Manzoni ne ricava con una capacità, diciamo, di lettura e di comunicativa. C'è una dimensione pauperista nella vita personale di questi personaggi. La camera spoglia con un pagliericcio, un tavolo, un crocefisso. Calvesi ha trovato giustamente delle affinità, e poi sono state date conferme successive, anche nelle scelte iconografiche. La morte della Vergine è l'espressione di una iconografia religiosa filopauperista, con questa stanza vuota, quel drappo rosso che invece è elemento simbolico e scenografico al tempo stesso, che ben si associa ad esempio all'adorazione dei pastori di Messina, questa realizzata per i Cappuccini, l'ordine diciamo che aveva fatto la più estrema delle scelte di povertà, anzi cercando di recuperare lo spirito di Francesco di Assisi e quella condizione. Indubbiamente si tratta di orientamenti indubitabili sui quali Calvesi si è soffermato, e che peraltro si associano anche ai temi raffinati legati alla committenza. Calvesi, in queste letture cronologiche poi sviluppate nel tempo, ha visto anche dei temi biblici o dei temi musicali e poetici. Basti ricordare come il riposo durante la fuga in Egitto, di cui è stato identificato lo spartito, quindi il libro musicale, con il testo del Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici, che rimanda l'amore mistico tra lo sposo e la sposa, Cristo e la Chiesa, la madre e il figlio. E indubbiamente il riposo durante la fuga in Egitto è così poetico, così lirico, ma di una poesia mistica, che si addice tra l'altro molto bene ai proprietari, cioè alla famiglia Vittrice, che poi è venuto fuori dopo. I Vittrice erano legatissimi agli oratoriani. Pietro Vittrice, poi il nipote Girolamo, avevano una cappella in Santa Maria Vallicella, dove è stata realizzata la Pietà. E proprio il tema musicale dello sposo e della sposa aveva presso gli oratoriani una fortuna notevolissima anche di testi, e quindi di associazione tra testo biblico e poi redazione musicale, tra l'altro considerando che l'oratorio musicale è stata un'invenzione di quegli anni, proprio a partire da questi soggetti. Soltanto quindi degli spunti, ma gli studi di Maurizio Calvesi, oltre a Petersano, posso citare rapidamente soltanto che nel 58 ha pubblicato a Milano un testo, Caravaggio, un uomo inquieto, un pittore rivoluzionario. Ed è un testo poco conosciuto, ma che viene subito dopo la sua tesi di laurea. Poi nel 66 due testi, La voce Michelangelo Merisi dell'Enciclopedia Le Muse, e poi Amor carnale e divino, un intervento in un dibattito con interventi di Eugenio Battisti, Maurizio Fagiolo dell'Arco e Luigi Salerno in Marca 3. Sì, perché il dibattito era complesso, c'era un'avversione, come dire, il rifiuto ad accettare questa ipotesi di lettura, che poi ha avuto ampie conferme. Ma qual è stata, e quindi mostro una sintesi
nel quale il dossier dell'86, il primo dei dossier di quando Calvesi assunse la direzione di questa nuova rivista, ideata da Gamacchio e subito affidata a Calvesi, che tra l'altro in quel momento era anche per la seconda volta, se non sbaglio, direttore delle arti visive alla Biennale. Pensate come riusciva a mantenere contemporaneamente l'insegnamento a Roma alla Biennale e anche a pubblicare su questi temi. Infatti Augusta, e qui devo dirlo, lo aiutava moltissimo e anche noi allievi davamo una mano, perché ci rendevamo conto che in un momento di sovraccarico bisognava sostenerlo. Le dispense del corso del 1986-87 sono state curate da Stefania Macioce, che ha raccolto quindi per gli studenti per l'esame questo volume proprio sul tema del Caravaggio. Le scoperte di Calvesi sul Caravaggio sono state determinanti appunto da un punto di vista filologico. Vediamo la copertina degli atti di un convegno che si è tenuto a Siracusa e Malta. Con la professoressa Macioce possiamo dire siamo stati a battesimo, perché c'erano tutti gli studiosi di Caravaggio. C'erano gli studiosi americani, c'erano gli studiosi francesi, tedeschi. Ci trovammo come in una comunità per 4 giorni tra Siracusa e Malta in questo convegno davvero interessantissimo, nel quale Calvesi fece una relazione fulminante, perché provò a ricostruire la nascita e la morte, e con il suo acume filologico innanzitutto una piccola parentesi: si riteneva che il Caravaggio fosse nato nel 1573. Mia Cinotti nel 72, facendo nuove ricerche, si accorse che il fratello minore di Caravaggio era nato nel 1572, e quindi non poteva essere la nascita nel 73, capì che era nato nel 71. Calvesi, attraverso un computo che non sto qui a indicare, perché un suo amico poeta aveva indicato una serie di anni, mesi, giorni della vita di Caravaggio, e Calvesi si era accorto che aveva sbagliato di una cifra, che c'era solo un errore in questo computo, e aveva detto che era nato il 29 settembre del 1571. Stefania? Sì, aveva fatto, perché sapendo la data del matrimonio, aveva fatto, quindi aveva messo così scientificamente una serie di dati. Naturalmente questa, non tutti accettarono questa data, ma come si può dire il 29 settembre, ma qui la visione culturale nasce, perché si chiama Michelangelo, in onore al pittore? No, perché era nato nel giorno di San Michele Arcangelo. Una cosa elementare, non è vero, non può essere il Caravaggio, non può essere nato, che c'entra San Michele Arcangelo, quella è una famiglia laica, ma che vuol dire laico alla fine del Cinquecento? Bene, come potete notare, A.D. 30 detto fu battizzato Michelangelo di Firmo, non mi ricordo, insomma, comunque Fermo Morisio et Lucia de Aratori, compare Francesco Sessa. Cioè è venuto fuori, e tra l'altro questo è stato un funzionario della Fininvest in pensione, non uno storico dell'arte, che finalmente ha trovato l'atto di battesimo che dimostra che Caravaggio era nato il 29 settembre del 1571. Ho citato questo esempio perché effettivamente quando la ricerca si fa con metodo filologico e il mosaico di tessere culturali viene composto bene, il quadro torna. È una seconda intuizione che non posso tralasciare. Calvesi
Oltretutto aveva sostenuto che era nato a Milano, non Caravaggio. I caravaggini erano tutt'altro che contenti e quando è venuto fuori l'atto di battesimo hanno fatto un funerale più che festeggiare questa informazione. Ma Michelangelo da Caravaggio ha reso celebre il loro paese, quindi dovrebbero essere contenti uguale. In ogni caso aveva capito che Caravaggio aveva avuto un'infanzia in un ambiente culturalmente elevato e il padre non era maestro di casa vero e proprio nel senso di amministratore del Marchese di Caravaggio, ma aveva comunque avuto un ruolo anche perché, tra l'altro, cosa molto importante, Costanza Colonna deve averlo preso sotto la sua protezione. Questa intuizione è stata decisiva. Costanza Colonna imparentata con i Borromeo, perché Anna Borromeo era sposata al principe Colonna e quindi anche qui ricostruire una rete familiare che poi l'ho portato fino a Malta. Non posso riassumere queste cose, ma per noi che le abbiamo viste crescere e abbiamo visto come queste indagini hanno davvero rimesso in chiaro le tessere di un mosaico che allora era scuro. E Costanza Colonna, come emerso dai documenti pubblicati da Vincenzo Pacelli, l'ha ospitato e protetto quando negli ultimi mesi si trovava a Napoli ed è venuto fuori che, anzi, lei ha ricevuto i quadri che Caravaggio aveva lasciato nella feluca quando purtroppo per partire per Port Ercole non era riuscita a recuperare le sue robe. Quindi Costanza Colonna, come figura non solo diciamo della sua educazione, ma come una delle figure centrali tra i protettori lungo tutto l'arco della sua vita. Ho citato solo due esempi, ma avrei dovuto citarne molti altri per dire la ricchezza di contributi di questo volume, Le realtà del Caravaggio, che è stato anche, ha ricevuto il premio Viareggio proprio nel 1990. Ma non si sono fermati qui gli studi di Calvesi su Caravaggio. Una cosa divertente è che noi dobbiamo a Calvesi la scelta dell'immagine di Caravaggio nelle 100.000 lire, che molti di voi ricorderanno, perché Calvesi, essendo consulente della Banca d'Italia, suggerì, fu chiamato nella scelta per le immagini, non solo quella delle 100.000 lire, anche le altre, è stato nella commissione per questa scelta e fu lui naturalmente a indicare quel volto insieme alla Buonaventura del Louvre che compare in secondo piano. Non cito altri testi, ma un testo sulla Madonna dei Palafrenieri in una pubblicazione, un convegno curato da Anna Coliva della Galleria Borghese, mostra anche questo rapporto tra lettura, diciamo, stilistico, compositivo e paralleli letterari. Tanto contenta di mirare sua figlia, una citazione della Divina Commedia, per dire il ruolo di Sant'Anna, ed è uno studio molto interessante di Maurizio Calvesi. Ci tenevo a indicare le conoscenze letterarie. Per Maurizio Calvesi non c'era separazione tra analisi, diciamo, dei testi figurativi e di quelli letterari, come è per ogni grande storico dell'arte e come è stato anche nel suo insegnamento, che per noi è stato preziosissimo. Oltre a questi approfondimenti, a questi studi, un solo esempio dei tanti articoli di giornale con gli interventi di Calvesi che, da buon critico militante, interveniva a volte in modo molto deciso su questioni, in questo caso su questioni caravaggesche. Era uscito nel 93 o proprio nel 94 un libro, un bel libro di Riccardo Bassani, un bel libro perché è uno scrittore felice, è un romanziere felice, che però che cosa aveva fatto? Aveva inserito in documenti autentici il nome di Caravaggio che non c'era, quindi aveva creato dei falsi, costruendo su questi falsi tutta una trama. E naturalmente Calvesi,
grande filologo di fronte a una manipolazione di questo tipo, perché fosse una manipolazione dichiarata, allora va bene, ma quando invece, e quindi ci fu una polemica rovente, ma tra l'altro, come tutte le polemiche, ha favorito, ha, come dire, stimolato ancora di più, ha fatto affinare le armi per la ricostruzione filologica della vita e del contesto in cui Caravaggio si muove. Qui tre esempi di convegni, poi due esempi di convegni, il primo e il secondo, e poi di un libro. Tra l'altro, il primo curato da Stefania Macioci, il secondo curato da Caterina Volpi, siamo tutti segnati dal caravaggismo di Calvesi. E poi il terzo, un libro uscito per in previsione del centenario del 2010 di Caravaggio, Caravaggio e Caravaggeschi, curato appunto da Maurizio Calvesi, e io ebbi l'onore di curare questo volume con lui. Sempre con questa attenzione, comprensione del quadro culturale, lettura cronologica, ma poi soprattutto fondamento storico. I documenti, le fonti, lettura critica, quindi una visione d'insieme e mai parziale, non l'attribuzione tirata fuori così dal cappello, non il singolo documento esaltato, ma sempre una contestualizzazione. Il contesto, ci diceva sempre Maurizio Calvesi, studiare e ricostruire il contesto. Mi autocito perché c'è un che di autobiografico per forza di cose. La mia tesi di specializzazione diventò molto rapidamente un libro, un piccolo libro che però Maurizio Calvesi sostenne molto, proprio perché cercai di mettere insieme degli elementi del quadro dei rapporti di Caravaggio con alcuni ordini religiosi e soprattutto con alcuni cardinali committenti, il cardinale Barone, il cardinale Alessandro de' Medici, il cardinale Francesco Maria del Monte. Tra gli altri allievi di Calvesi che hanno approfondito con ricerche documentarie, Francesca Cappelletti, l'attuale direttrice della Galleria Borghese, e Laura Testa fecero ricerche nell'archivio Antici Mattei e trovarono i documenti dei quadri Mattei di Caravaggio, con poi la possibilità di ricostruire la collezione, e fu fatta una mostra a Palazzo Barberini, importante perché divenne un modello poi di mostre sulle collezioni. Caravaggio e la collezione Mattei, poi pensiamo Caravaggio e la collezione Giustiniani e così via. E tra gli altri allievi di Calvesi, invece, Marco Pupillo, che ha studiato i rapporti con l'arciconfraternita della Trinità dei Pellegrini, altre intuizioni di Calvesi. Andando a vedere nell'archivio dell'arciconfraternita è venuto fuori che tutti i Mattei, i Giustiniani, tutti i committenti di Caravaggio erano membri di questa confraternita. Ermete Cavalletti, quello appunto della Madonna dei Pellegrini, faceva parte della confraternita, era stato a Loreto con tutta la confraternita e la banda a fare il pellegrinaggio, e per questo sceglie la Madonna di Loreto. Silvia Danesi Squarzina nel tempo ha sviluppato questi studi proprio innestandoli su questa impostazione, con una ricerca enorme, tra l'altro sono tre i volumi sulla collezione Giustiniani, e tra l'altro ora presenteremo un altro volume sugli scritti di Vincenzo Giustiniani. Non voglio fare l'autoelogio, ma Calvesi ha presieduto il Comitato Nazionale per le celebrazioni del Caravaggio e facemmo insieme il progetto, vari avevano presentato, ma questo diciamo insieme a quello di Rossella Vaudrey. Quali sono le iniziative messe in campo? Oltre alla grande mostra alla Scuderia del Quirinale curata da Claudio Strinati, i finanziamenti per le indagini diagnostiche. Gli studi di Rossella Vaudrey sulle indagini diagnostiche a Roma hanno avuto un grande contributo e poi altre fatte da Mina Gregori anche, contributo dal Comitato Nazionale. Stefania Macioce
ha organizzato e realizzato con un bel convegno la musica al tempo del Caravaggio alla Pinacoteca Ambrosiana. E purtroppo poi le musiche non furono eseguite perché furono tagliati i fondi. Si doveva concludere tutto con un grande convegno internazionale, avevamo mandato le lettere a 50 studiosi di tutto il mondo, abbiamo poi dovuto scrivere perché il terzo anno di finanziamento fu improvvisamente, dopo aver accantonato i soldi. E Calvesi era il regista, io facevo il tesoriere del Comitato Nazionale, lui faceva il presidente. Per concludere, gli studi di Calvesi hanno quindi avuto tante diramazioni e io ho avuto il privilegio, diciamo, di seguirlo e di conoscerlo sin dalla mia tesi di laurea, quindi dal 78, e così nel 78 conobbi subito Augusta che mi chiamò a collaborare alla Galleria Spada, cosa che feci con entusiasmo. Gli ultimi due risultati, il Cantiere Caravaggio, che è la mia proposta recente di rilettura di questa complessa vicenda degli studi caravaggeschi. La definizione Cantiere Caravaggio è proprio, come dire, rientriamo negli studi caravaggeschi con un passo diverso. I dubbi sono tanti, anche se le certezze acquisite sono moltissime. C'è ancora molto da lavorare ed è anche la prospettiva di poter invitare i giovani studiosi a non scoraggiarsi di fronte a una bibliografia sterminata e di fronte a studi che però meritano ancora di essere approfonditi. Il volume di Stefania Macioce è la terza edizione. Michelangelo Nisia Caravaggio, documenti, fonti e inventari, che raccoglie una quantità spaventosa di documenti. È quella che io definirei una sorta di Bibbia sul Caravaggio, senza la quale, senza consultare la quale, non si può avere una visione storica e concreta. Mi scuso se mi sono attardato troppo, ma volevo rendere omaggio a Maurizio, naturalmente ad Augusta, ma anche dar conto dello spessore del suo contributo su un tema così fondamentale e su un metodo così importante come quello che ci ha lasciato. Grazie. Caterina Volpi è stata evocata poco fa e il tema suo è Maurizio Calvesi e l'iconologia. Allora, io vorrei ringraziare moltissimo la direttrice dell'Accademia Carrara per aver organizzato questa giornata di ricordi e di anche celebrazione di Augusta e Maurizio Monferini e Calvesi, e per celebrare anche quest'atto di generosità con cui Maurizio ha voluto lasciare forse una delle opere a cui teneva di più al museo. Ringrazio anche Alessandro Zuccari per aver affrontato tutto l'argomento Caravaggio, che senz'altro gli studi caravaggeschi di Calvesi sono stati forse i più fruttuosi per gli allievi, la scuola, e l'abbiamo visto con tutte le pubblicazioni a cui tutti abbiamo partecipato. Ma io oggi parlerò invece di un altro argomento che in qualche modo sottende a tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. È un argomento complesso e forse proprio per la complessità del pensiero e della cultura stratificata di Calvesi è un tema che è stato molto difficile da affrontare anche per gli allievi. L'eredità di Maurizio da quel punto di vista, secondo me, non è così
ricca di frutti rispetto a quella degli studi filologici su Caravaggio, ma invece è forse la più significativa ed è certamente quella più legata alla sua formazione culturale e al suo spessore di intellettuale. Perché oggi, lo abbiamo detto più volte, Maurizio Calvesi è stato un grande maestro, uno storico dell'arte, un critico d'arte, un militante, è stato anche una esponente della soprintendenza, dell'università, delle istituzioni, è stato un giornalista, ma soprattutto è stato un intellettuale, ha fatto parte di quella schiera di intellettuali che, come ha detto giustamente il professor Zuccari, è praticamente sparita. Con la morte di Calvesi e di Fumaroli, davvero noi abbiamo perso due pilastri del pensiero intellettuale, che significa studiare la storia dell'arte inserendola nella cultura del suo tempo, ma soprattutto facendone qualcosa di prolifico per la cultura attuale. Questo guardare al presente con gli occhi del passato, ma anche al passato con gli occhi del presente, è forse una delle caratteristiche principali sia di Fumaroli che di Calvesi che di altri intellettuali che ormai non ci sono più. Io mi occuperò dell'iconologia anche perché Maurizio Calvesi mi ha voluto formare a forza come iconologa, a forza nel senso che quando sono andata a chiedergli la tesi lui mi ha messo in mano un libro che è il manuale di iconologia di Vincenzo Cartari, scritto per gli artisti alla fine del Cinquecento, e mi ha detto: studiati le fonti letterarie di questo testo. E io gli ho detto: ma professore, io veramente vorrei fare una monografia su Girolamo Muzziano, quella la farai dopo, fai questo. Io ho passato mesi, forse anche più di un anno, nelle biblioteche, dalla Vaticana Nazionale, a guardare le fonti letterarie di questo testo. Ogni tanto andavo timidamente da lui e dicevo: professore, potrei fare la monografia su Muzziano dopo? E devo dire, è stato un lavoro duro, ma molto formativo. E finita la tesi di laurea sono andata da lui e ho detto: adesso posso fare la tesi, la monografia su Girolamo Muzziano? E lui mi fa: prima devi andare al Warburg perché la devi pubblicare, questa tesi va pubblicata. Quindi io sono andata al Warburg per 2 anni e ho scoperto una cosa che poi sarà molto importante anche per capire come si sviluppa l'iconologia in Calvesi, cioè che il Warburg nel frattempo erano gli anni Ottanta, in quel momento l'iconologia e l'iconografia all'Università di Roma era molto importante, aveva moltissimi studiosi, anche perché rientrava in un filone di studi che poteva risalire ad Argan e a Venturi, cioè il filone della storia culturale, dell'importanza della cultura e della letteratura. Arrivo, e molti degli studi di Maurizio, poi lo vedremo, si sono fondati su anche i testi del Warburg, quelli degli anni 20, 30 e 40. Arrivo al Warburg, c'era Gombrich, e Gombrich aveva completamente smontato l'insegnamento di Panofsky, la tradizione di Gombrich, l'aveva smontata in virtù di un pragmatismo parascientifico che si basava sulla filosofia di Karl Popper e sulla, proprio il pragmatismo anglosassone, diciamo così, degli anni Ottanta in poi, e quindi in quegli anni c'era una critica feroce sia a Panofsky che a Francis Yates e a Warburg stesso. E la monografia di Gombrich su Warburg è una monografia che in realtà è un omicidio. E quindi quando sono tornata a Roma io davvero ero afasica, non riuscivo più a capire da che parte andare, perché da una parte gli studi di Calvesi mi avevano formato, dall'altra in Inghilterra me l'avevano decostruiti, e quindi poi ho trovato una via mia, tutta mia, di cui sono abbastanza contenta, anche giusto, diciamo, superare l'insegnamento dei maestri. Però in realtà l'iconologia di Maurizio Calvesi è qualcosa che va molto al di là dei singoli studi di Panofsky, di Warburg, è qualcosa che unisce proprio tutte le sue esperienze formative. Innanzitutto una cosa importantissima: Maurizio Calvesi fu amico di Tommaso Marinetti, lo frequentava e iniziò tentò la strada della poesia, iniziò come allievo in certo senso di Marinetti, e quindi ebbe un'esperienza delle avanguardie, soprattutto di quella futurista, ma attraverso l'avanguardia futurista anche delle altre avanguardie, in prima persona, e questa esperienza lo influenzò a mio avviso tutta la vita e gli diede quel piglio anche polemico, rivoluzionario,
che ebbe fino all'ultimo giorno, quando si leggono i libri di Maurizio è sempre come se lui parlasse a un oppositore, cioè gli dovesse convincere che lui ha più ragione dell'altro. E questo è un atteggiamento, diciamo così, polemico e anche agguerrito, tipico appunto delle avanguardie. E ecco, non è un caso che tutte le esperienze di Maurizio poi in Inghilterra furono disastrose. Mi raccontò che andò in Inghilterra due volte, che non riusciva a parlare in inglese neanche con il guidatore dell'autobus e quindi decise di non mettere mai più piede in Inghilterra. In realtà il rapporto con questo mondo anglosassone fu complicato. Fu complicato meno con quello americano, assai meno con quello americano, e gli unici anglosassoni con cui Maurizio andò profondamente d'accordo furono sostanzialmente Sir Denis Mount, il quale a sua volta era molto amico di Luigi Salerno, un altro, diciamo, collega di Maurizio, con cui Maurizio diresse la rivista Storia dell'Arte, e anche lui molto interessato all'aspetto iconologico. Ora, è fondamentale il fatto che il primo articolo sulla rivista di Storia dell'Arte di Maurizio Calvesi del 1969 non fu su Caravaggio, ma fu sull'incisione di Albrecht Dürer, che qui dovrei avere, ecco, di Albrecht Dürer, La Melanconia 1, e si chiamava Annuar 1. Riprendendo gli studi di Panofsky e di Sachs, che avevano interpretato l'incisione di Dürer attraverso la teoria degli umori di Cornelia Agrippa e delle, diciamo così, temperamenti umani, Calvesi propose invece una lettura diversa, cioè una lettura che faceva riferimento alle fasi alchemiche. Noir 1, Melanconia 1, farebbe riferimento alla prima fase, quella della Nigredo, a cui poi seguono le altre fasi, e quindi aveva un evidente riferimento al procedimento alchemico, all'alchimia, che per Dürer, lo spiega molto bene Calvesi, non significava semplicemente il procedimento dell'alchimista, ma significava l'identificazione dell'artista con il creatore, cioè con l'alchimista, e in seconda battuta addirittura dell'artista con Dio, e in effetti questo lo vediamo nell'iconografia dureriana. Da lì in poi l'idea di una interpretazione alchemica ed ermetica di moltissime opere d'arte fino a Caravaggio non abbandonò mai Calvesi. Insistette a lungo su questo in vari articoli, ne cito solo alcuni. Ecco, no, forse a questo punto vi leggo un pezzo. Da un lato, dunque, gli studi antropologici di Warburg, quelli sull'ermetismo e la cabala di Francis Yates, sul neoplatonismo di Garen, e dall'altro la psicoanalisi di Jung, il fratello di Maurizio Calvesi fu psicanalista, anzi psichiatra, confluirono nell'esperienza artistica novecentesca di Calvesi, legato sin da giovanissimo alle avanguardie storiche, di cui sarà sensibilissimo e geniale interprete, pubblicando un libro fondamentale che si chiama Le due avanguardie, edito nel 1966 e che conobbe, credo, 10 riedizioni. Convinto sostenitore dell'immanente attualità dell'arte, Calvesi trovò in alcuni temi chiave la continuità tra il passato ed il presente, dalla Germania del 400 all'Italia del 900. Uno di questi, forse il più importante, fu l'alchimia, intesa come mito fondativo, scienza rinascimentale e barocca, metafora della creazione artistica e della trasmutazione della materia in arte, principio di metamorfosi insito nella vita, nel tempo, nel mito, nella psicologia umana. In tal senso ha un grande significato appunto questo primo articolo, a cui seguirono però il tema dell'alchimia ritornò poi in numerosissimi altri studi di Maurizio Calvesi, le letture iconologiche di Caravaggio, dati citate dal professor Zuccari, in Duchamp invisibile del 1975, nei vari studi già citati su Piranesi, nella Metafisica schiarita del 1982, in Bomarzo pubblicato nel 1989 e naturalmente nei successivi studi su Dürer culminati nella monografia sulla melanconia che qui vedete. Ancora nella Biennale da lui curata nel 1986 e dedicata all'arte e alla scienza. Nel 1986 usciva anche, sempre per Giunti, scusate che qui salto, Arte e Alchimia, un dossier in cui Maurizio Calvesi interpretava
interpretava alla luce del, appunto, del processo alchemico e dell'influenza dell'alchimia sugli artisti anche opere di Cranach, Michelangelo, Cosmettura, Giorgione, naturalmente lo studiolo di Francesco I a Firenze, Rembrandt, l'incisione del dottor Faust, ma anche Pollock, Duchamp, De Chirico, i surrealisti, Breton. Scusate perché ho tutti gli appunti messi di qua e di là, questa visione dell'alchimia gli discendeva appunto dal rapporto anche con i surrealisti, con Breton appena citato. Oggi, a molti anni di distanza, questi studi hanno perso, diciamo così, il loro significato contingente, ma secondo me andrebbero ripresi proprio per capire questa visione culturale globale a cui Maurizio ha dato un contributo fondamentale. Il tecnicismo, il positivismo spinto, l'equivoco della storia dell'arte e della storia tout court come scienza esatta ha spinto gli storici dell'arte verso la tecnica, spesso al servizio dei beni culturali e della formazione, a volte del mercato, ma raramente della cultura, perché la cultura prevede una visione globale, forse anche un'esperienza ampia, che oggi non c'è più. Prevede l'esistenza di intellettuali, quale certamente fu Maurizio Calvesi, come lo fu Giulio Carlo Argan, in grado di indicare direzioni, di proporre interpretazioni nuove, non di singole opere, ma della storia dell'arte in generale. E qui vorrei citare un bel passo di Maurizio Calvesi, pubblicato nel 1971, non credo nel critico, ma nello storico dell'arte. Il critico è una figura romantica legata al mito dell'attualità e della parzialità. Egli cerca la maggiore quantità possibile di informazione in un'unica direzione. E in un certo senso potremmo dire, qui intendeva anche un po' l'erudito, lo storico opera una selezione qualitativa in più direzioni, non sparse ma convergenti, avrebbe la funzione di orientare, proiettare l'attualità nella storia e viceversa, tenere d'occhio la globalità, mostrare il margine di modifica e deformazione nelle ripetizioni della storia. I suoi libri e i suoi studi sono frutti di un pensiero, come i libri di Argano di Panofsky, sono di parte come lo era ancora la critica tra fine Ottocento e i primi Novecento. Maurizio ha avuto la capacità e il privilegio di vivere ancora nel secolo degli intellettuali, non quelli che vanno nei salotti della Gruber, ma quelli che potevano davvero incidere sulla società e sulle scelte politiche nel campo della cultura e dei beni culturali, quando un intellettuale era davvero, nel senso rinascimentale del termine, una guida per la politica e per gli studiosi. Prima che la politica si appropriasse dei beni culturali come merce di turismo, come strumento comunicativo. Noi abbiamo avuto la fortuna, noi qui riuniti, chi prima, chi dopo, io sono entrata all'università a metà degli anni Ottanta, abbiamo avuto la fortuna di partecipare ancora a quel clima novecentesco e la sfortuna di vederlo tramontare. Abbiamo aggiornato la figura dello storico dell'arte alla modernità, ma in un certo senso abbiamo vissuto una sorta di perdita di identità e di potere. Quel potere Maurizio Calvesi lo ha avuto, un potere che era anche la capacità di guardare a fondo, e questo l'abbiamo visto, questa profondità continua, oltre le evidenze, o perlomeno in un territorio, quello dell'arte, che le evidenze non hanno mai, dove le evidenze non hanno mai contato e anzi sono state sempre regolarmente contraddette. E qui cito un ultimo passo sempre di professor Calvesi, se lo trovo, ecco. È una poesia al buio. Il vedente e il cieco sono pari, al buio e così pari si confrontano. L'eccelso dotto e il povero ignorante persi nel grande arcano in cui viviamo. Questa idea proprio della, in fondo, intraducibilità dell'arte, se non attraverso questo processo di metamorfosi che appunto lui individuava nell'alchimia. Potremmo dire che Maurizio non fu mai né critico né seppe leggere l'arte come uno storico dell'arte e anche come un artista che sa che ogni opera si lega al tutto e che l'arte è sempre contemporanea, non è verità scientifica ma verità umana e provocazione. Grazie.
Ora doveva esserci appunto Lorenzo Canova, che ci ha mandato comunque un suo breve scritto, ma farei anticipare Sara De Chiara, a Sara De Chiara il suo intervento, che si intitola L'eredità culturale di Maurizio Calvesi e Augusta Monferrini ai giovani studiosi. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui. Io sono onorata di essere presente in questa giornata di studi e poter dare il mio contributo. Quando ho saputo di questa opportunità, io non sono stata un'allieva diretta di Maurizio Calvesi né di Augusta Monferrini, ma ho avuto la possibilità di lavorare con loro, di collaborare a vari progetti, in particolare al catalogo generale di Boccioni, la seconda edizione che è stata pubblicata nel 2016, quindi per anni. Ho assistito il professor Maurizio Calvesi e Alberto D'Ambruoso nella realizzazione di questo volume. Io ero molto piccola allora, appena uscita dagli studi universitari, e per me è stata insomma una grande opportunità per appunto conoscere un metodo. E poi ho collaborato anche alla segreteria redazionale della rivista Storia dell'Arte, quindi diciamo stretto contatto con Augusta Monferrini. E quindi quando appunto c'è stata l'opportunità di raccontare la mia esperienza in rapporto a queste due personalità giganti, ho pensato a quali potessero essere diciamo degli elementi diciamo, non studi particolari, ma proprio il loro approccio alla materia, che possono essere importanti per storici dell'arte, ma anche per chi lavora nell'ambito artistico. Io non sono una figura accademica, e quindi come queste esperienze possono alimentare un bagaglio di conoscenza poi da portare anche in ambiente esterno all'università, per esempio nella critica d'arte, negli scritti o nella curatela di progetti. Allora vorrei cominciare appunto con questa foto. È il primo settembre del 1920, in cui si è svolta a Venezia la cerimonia di conferimento del Leone d'Oro speciale a Maurizio Calvesi, scomparso poco prima, il 24 luglio. Nella stessa occasione il premio è stato inoltre assegnato a Germano Celant, Occovi e Envezor, Vittorio Gregotti, tutti ex direttori artistici del settore arte visive della Biennale, ognuno a suo modo testimone di momenti particolarmente significativi per la storia delle grandi mostre e della Biennale, come si legge nel comunicato della manifestazione, e tutti scomparsi tra il 2019 e il 2020. La premiazione è avvenuta in concomitanza con l'apertura della mostra Le Muse Inquiete, la Biennale di Venezia di fronte alla storia, svoltasi nel padiglione centrale ai Giardini, ed era una mostra documentaria che attraverso una selezione di opere, materiali a stampe, fotografia, documenti e filmati, proveniente principalmente dagli archivi della Biennale, celebrava la ricorrenza dei 125 anni dalla fondazione della rassegna, segnando inoltre la ripresa delle attività espositive veneziane dopo l'arresto dovuto alla pandemia. Questa mostra è stata il frutto della collaborazione dei direttori dei diversi settori della Biennale, che per la prima volta hanno lavorato insieme per far dialogare arti visive, cinema, danza, musica, teatro e architettura, in un progetto espositivo che al contempo metteva in rapporto la storia della Biennale con gli eventi della storia globale del secolo scorso. Ho avuto l'onore e la fortuna, insieme a un gruppo di persone qui presenti oggi, eccoci, di accompagnare Augusta Monferrini a Venezia a ritirare il premio per Maurizio Calvesi in quella giornata di fine estate. Insieme abbiamo visitato l'esposizione, in cui Calvesi ricopriva un ruolo di spicco, essendo stato membro del consiglio direttivo della Biennale dal 79 all'82 e poi direttore della Biennale Arte nell'84 e nell'86. Ci siamo soffermati sul materiale che ripercorreva alcune stagioni dell'arte contemporanea, vissuta da Augusta Monferrini in prima persona insieme al marito. E Augusta ha sottolineato l'importanza dei documenti, del materiale d'archivio, apprezzato l'approccio interdisciplinare della mostra, un approccio che, come sappiamo e come è emerso da tanti interventi precedenti, ha costituito un po' la peculiarità degli studi condotti da Maurizio Calvesi. Vorrei citare alcune parole
che hanno espresso di Augusta quando appunto è andata a ritirare il premio, diciamo si è lasciata andare in un commosso intervento, un commosso discorso, apprezzando appunto la mostra che ha consentito di rivedere il già fatto raccontato in pillole sapienti. È una mostra appassionante che fungerà da base per futuri lavori, per future ricerche. L'arte, l'architettura, la danza, la musica, il cinema, il teatro sono materia che non si esaurisce in una o qualche mostra, ma sono situazioni eterne e fondamentali per la nostra vita. Dopo una stoccata alla politica italiana, lamentando la non sufficiente importanza rivolta a mostre e manifestazioni culturali, espressa davanti all'allora ministro della cultura, con quello stile fulmineo, acuto e composto che conosce bene chi l'ha frequentata, Augusta ha ripreso. Ho avuto accanto un marito speciale che mi ha insegnato molte cose, ma mai abbastanza, perché nella vita le occasioni per apprendere, per studiare, per fare ricerca sono infinite, infinite davvero. Sono molto felice che la Biennale abbia voluto dedicare al ricordo di mio marito questo premio meraviglioso. Infine, dopo i ringraziamenti, Augusta ha rimarcato quanto la manifestazione avesse colpito la sua immaginazione quale occasione significativa per ribadire l'importanza dei documenti d'archivio come del lavoro di persone che hanno speso la vita per offrirci i loro contributi. Qui la vedete insieme alla vedova di Germano Celant e di Vittorio Gregotti. Ho riportato queste parole di Augusta perché sono per me particolarmente significative e racchiudono una riflessione che a mio avviso costituisce uno degli insegnamenti più profondi che il professor Calvesi e Augusta Monferini hanno lasciato ai loro allievi, ma anche ai tanti giovani studiosi che hanno frequentato la loro casa romana, la loro biblioteca, sempre aperta ai ricercatori. Il rapporto tra il passato e il futuro, la proiezione verso il futuro che il già fatto consente, il passato della storia dell'arte come della critica d'arte, che il passato non sia lettera morta, ma che sia riattivato con lo studio e che diventi strumento per comprendere il presente nella sua complessità. Arte allo specchio era il titolo di una delle rassegne curate da Calvesi alla Biennale di Venezia nell'84, una mostra che esplorava i modi in cui l'arte contemporanea ha vissuto e vive, nelle forme di precisi richiami e riferimenti, il proprio rapporto con l'arte del passato, remoto o recente. Così si legge nel saggio in catalogo. E la comprensione della realtà attraverso il filtro della cultura e del già fatto è un soggetto indubitabile, indiscutibile. Cito ancora le parole di Augusta Monferini, custodite in un file di appunti per un'ipotetica autobiografia che costantemente rimaneggiava nel corso degli ultimi anni della sua vita. Dopo anni di severi studi classici e di specializzazioni sull'arte antica, dopo aver guadagnato una laurea con il più eminente storico dell'arte antica del momento, il professor Ranuccio Bianchi Bandinelli, nel giugno del 59, mi innamoro perdutamente dell'arte contemporanea, nella convinzione che solo la conoscenza e l'acquisizione di una buona informazione sull'attualità e sull'arte nel momento fosse l'unica vera chiave per capire il mondo e la sua complessità. Presente e passato si illuminano vicendevolmente. Calvesi, l'abbiamo detto tante volte in questa giornata, è appartenuto a una generazione di intellettuali coltissimi a tutto tondo, di studiosi per cui le barriere tra diverse epoche storiche, come tra diversi saperi, non erano concepibili. La storia della scienza, la letteratura, l'alchimia, la psicanalisi, l'architettura sono discipline che alimentano le pratiche artistiche e sono tutte tenute in considerazione nello studio dell'arte, del presente come del passato. Integrando questi strumenti all'analisi formale e all'indagine di archivio, Calvesi ha sviluppato un metodo peculiare che ha condotto a interpretazioni radicalmente originali, l'abbiamo vista per quanto riguarda Caravaggio, artisti del passato come Dürer, ma anche Duchamp e De Chirico per quanto riguarda l'arte contemporanea. La Biennale dell'86, ancora diretta da Calvesi, ha come tema arte e scienza ed esplora questo rapporto a partire dalle Wunderkammer fino alla sperimentazione presente, che fa ricorso alle nuove tecnologie, presente diciamo di allora, dell'86. E nel catalogo della sezione appunto dedicata a tecnologia informatica si legge questa breve descrizione che vi riporto perché trovo che sia impressionante, letta diciamo alla luce degli sviluppi più recenti. Qui a Venezia abbiamo cercato di mettere insieme un network molto complesso e molto vario. Ciò che l'opera pioneristica di artisti interagenti con la Slow Can Television, testo e telefacsimile prometteva, è stato ampliato così da includere nuovi sistemi di videotext, ad accesso pubblico e scambi di immagini attraverso connessioni di personal computer. Da Venezia abbiamo raggiunto l'Australia, il Nord America e molti paesi d'Europa collegando individui e gruppi di artisti con una gamma complessa di questi nuovi mezzi di comunicazione.
Questo intreccio di mezzi tra loro collegati nel laboratorio Ubiqua, qui a Venezia, anticipa la piena integrazione di modelli digitali che finirà per risultare in una sorta di simbiosi del tutto originale fra esseri umani e sistemi artificiali di comunicazione e di pensiero. Abbiamo cercato di generare un ricco flusso di immagini e testi provenienti da tutto il pianeta. Questa è in effetti l'essenza stessa del networking. La Biennale è un momento importante, un periodo di interazioni intensamente concentrate, con un contesto specifico, ma il network planetario si è formato, sviluppandosi da collegamenti e raggruppamenti precedenti fra e di artisti. Continuerà a crescere, diramandosi verso un numero sempre maggiore di collaborazioni. Ecco allora che due progetti della Biennale di Venezia, già citati, le due edizioni a cura di Calvesi, Arte allo specchio e Tecnologia informatica, esemplificano questo sguardo bifronte che guarda senza nostalgia al passato e con ottimismo al futuro, mettendo in atto a Venezia un esperimento che appunto con uno sguardo retrospettivo appare particolarmente eloquente e anticipatore. La metafora della Wunderkammer e del network può essere applicata alla grande biblioteca disegnata da Mario Ceroli, vero gioiello dell'abitazione di Calvesi Monferini. Questa è un'immagine, non ho trovato immagine della Biennale degli anni Ottanta, questo è un viaggio alla Biennale del 64, diciamo della pop art, dove si vede Maurizio Calvesi e tanti artisti della scuola di Piazza del Popolo che Maurizio Calvesi ha contribuito a lanciare. Ci sono Franco Angeli, Calvesi, Titi Ramaselli, Tano Festa, Mario Schifano di spalle, di profilo, e poi Giosetta Fioroni. Questa è un'altra immagine di una mostra del 68, una fotografia di Luca Maria Patella. Qui ho presentato una carrellata di immagini che ritraggono per lo più Augusto e Maurizio per ribadire il loro progetto comune nel supporto dell'arte contemporanea. Qui ancora con Mario Schifano in una foto che li ritrae insieme. Qui è con Giulio Paolini. Questa immagine la conoscete perché è pubblicata nella cartella che vi è stata consegnata. Non trovo l'immagine, ecco, della biblioteca, scusate. La metafora della Wunderkammer e del network può essere appunto applicata alla grande biblioteca disegnata da Ceroli, gioiello dell'abitazione Calvesi Monferini con i profili degli studiosi intagliati nel legno. Un dettaglio che conferisce all'installazione un sapore quasi da studiolo rinascimentale. E la biblioteca accoglie nelle sue numerose mensole e scanzie una grande quantità di volumi antichi e moderni e sembra materializzare la contiguità tra i saperi, la porosità tra le materie, offrendo un riflesso materiale di un metodo di studio. L'intera abitazione in realtà riflette il progetto comune di Augusto e Maurizio di una vita dedicata allo studio, alla curatela, alla docenza, ma anche alla tutela dei beni culturali, alla critica militante e alla ricerca storica, d'archivio, lasciando cogliere un altro tipo di attiguità e di intercambiabilità che concerne le diverse professionalità che si sviluppano attorno al mondo dell'arte, da non considerarsi inconciliabili tra loro. Le opere della collezione infatti raccontano del rapporto di Augusto e Maurizio con gli artisti che hanno frequentato, studiato, supportato con mostre, scritti e progetti. Artisti che erano considerati dei veri e propri compagni di strada e alla pari. Questa narrazione comincia già dalla casa stessa, che era stata lo studio di Mario Schifano. La foto, ecco qui. Questo appunto era lo studio di Mario Schifano che ha lasciato alla coppia nel 1963, nel momento in cui è partito per gli Stati Uniti e dove i coniugi hanno poi sempre vissuto ampliando nel corso del tempo lo spazio. Tra gli oggetti della casa che mi hanno sempre colpito, per esempio, c'è la ricostruzione di una scultura distrutta di boccioni fatta realizzare da Calvesi in gesso a partire da fotografie che la riproducevano a 360 gradi dal titolo Vuoti e pieni astratti di una testa. Oppure c'è una vetrina contenente ampolle dalle misteriose forme ovoidali in vetro sottile e vari alambicchi. Questi elementi riportavano lo studio su boccioni, condotto da Maurizio Calvesi, o sul Duchamp invisibile, riportando dal piano estratto e speculativo dello studio a quello concreto, ancorandolo al processo creativo, alla realtà pragmatica del fare arte. La biblioteca e la collezione si integrano, attestando questa vocazione multisfaccettata tra professione dello storico e critica militante, quest'ultima svolta da Calvesi tra gli anni 60 al 2000. A queste si aggiungono nella casa i locali destinati alla CAM. Il progetto condiviso di Augusta Monferini e Maurizio Calvesi si intreccia anche nelle lettere dei loro nomi, nell'acrostico CAM, nome dato alla casa editrice costituita da studiosi nel 2002 per rilevare la rivista Storia dell'Arte, fondata nel 69 da Calvesi con Argan, assicurando la ripresa quadrimestrale delle pubblicazioni.
l'autorevole rivista che costituisce tuttora, sotto la direzione del professor Zuccari, un punto di riferimento negli studi storico-artistici, ha offerto la possibilità a numerosi giovani studiosi di vedere pubblicate le proprie ricerche, ma è stata anche una palestra per chi ha lavorato nella segreteria redazionale, fianco a fianco con Augusta, Monferini, apprendendo un mestiere. La qualità della scrittura, il ritmo sempre teso del testo, l'attenzione ai dettagli, la ricchezza del lessico, il peso e la puntualità delle parole è un altro lascito fondamentale di Calvesi e di Augusta Monferini a una critica d'arte talvolta non allenata all'esercizio della scrittura. Non dimentichiamo infatti che Calvesi è stato anche un poeta, come ricordava prima Caterina Volpi, con la sua esperienza giovanile nel gruppo Aeropoeti Sant'Elia, fino alla pubblicazione del volume Totte Epigrammi di Nero nel 2011. Maurizio Calvesi e Augusta Monferini hanno dedicato la propria vita alla cultura, alla ricerca e alla conoscenza. Il professore lo ha fatto, tra le altre cose, attraverso i suoi numerosi scritti, gli studi, le riletture critiche di artisti e di movimenti, studi che sono diventati imprescindibili per la conoscenza della storia dell'arte e con l'insegnamento. Augusta, lasciando la propria impronta, non sufficientemente riconosciuta tuttora, nella direzione di un'istituzione come la Galleria Nazionale Moderna di Roma, dove è stata soprintendente dall'87 al 95 e dove ha avviato un brillante e sapiente programma di mostre dedicate a figure di rilievo dell'arte che hanno portato a donazioni e lasciti che hanno colmato le lacune della collezione, come raccontava prima la professoressa Imponente. Scusate, attenta alla didattica, Augusta Monferini, questo è un tratto che le proveniva dal padre, il noto filosofo Enzo Monferini. E Augusta ha parallelamente promosso anche l'opera di artisti internazionali a Roma e viceversa, di artisti italiani in musei stranieri. Per entrambi l'arte sembra quasi una predestinazione. Giulio Carlargana era amico fraterno dell'amatissimo padre di Augusta, appunto Enzo Monferini, anch'egli nato a Torino, ed è stato Argan a proporle qualche mese di stage alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna durante la direzione di Palma Bucarelli, per assecondare la nascente passione già ricordata della giovane studiosa. Calvesi invece è cresciuto a Roma, in via Oslavia, e frequenta fin dall'infanzia lo studio di Giacomo Balla, proprio al piano superiore della sua abitazione. Calvesi ha raccontato spesso l'aneddoto che riguarda questo disegno realizzato quando aveva 7 anni, nel 34, da Elica Balla e poi ultimato dal padre nella resa degli occhi che trattengono il segno e la luce del maestro futurista. Per il suo tramite nel 41 Calvesi conosce Filippo Tommaso Marinetti e dal dopoguerra comincia a occuparsi di futurismo, quando questo movimento era osteggiato e misconosciuto, provando la sua influenza su altre avanguardie coeve, i rapporti col futurismo russo, col cubismo, con l'orfismo, con il surrealismo, fino ad arrivare a intrecciare legami con la pop art, avviando la rivalutazione dell'avanguardia in tempi precoci. Applicando la filologia allo studio dell'arte contemporanea, ha fatto luce su datazioni, approfondito la sua poetica e le sue pratiche, ristrutturando criticamente il movimento. Traccia della rottura linguistica operata dal futurismo è individuata da Calvesi nell'esperienza degli indiani metropolitani, in particolare del lavoro di Pablo Echauren, in quel saggio intitolato Avanguardia di massa, pubblicato nel 78 e che connetteva il fenomeno della controcultura del movimento del 77 all'apertura del Centre Pompidou a Parigi nello stesso anno, riconoscendo in 2 eventi apparentemente scollegati quali indizi culturali che andavano invece verso la stessa direzione, la nascita di una cultura di massa. Negli anni in cui ho avuto modo di collaborare con Calvesi e con Augusta Monferini, ho potuto vivere in un'atmosfera di fervente creatività, di scrittura, era un elemento costante. Per esempio, una volta ultimato il catalogo su Boccioni, Maurizio Calvesi, fino a poco prima della sua morte, aveva continuato a lavorare a queste bozze del suo libro sul Rinascimento, dal titolo L'occhio profondo del Rinascimento. Speriamo di poter andare avanti con la pubblicazione. E lo stesso con Augusta, lei metteva spesso mano a una sua autobiografia, però poi la sua critica tagliente era rivolta anche contro se stessa, diceva: ma perché scrivere un'autobiografia? A chi potrebbe interessare? E in realtà con lei stavamo lavorando a un'intervista su Maurizio Schifano che potesse ripercorrere qual era stata la loro amicizia, la loro conoscenza in vista di una mostra futura. Spero, insomma, che questi progetti si possano realizzare in qualche modo. Grazie. Leggerei il
breve testo che Lorenzo Canova ci ha mandato. E, appunto, mi scuso molto con voi per essere assente oggi in questo pomeriggio di studi organizzato da un museo così importante, un seminario dedicato ad Augusta Monferini e Maurizio Calvesi, due persone a cui sono stato particolarmente legato nel mio percorso umano e di studioso. Purtroppo la comunità accademica molisana e della storia dell'arte italiana sono state colpite dalla scomparsa di Alessio Monciatti, avvenuta ieri, un grande studioso di arte medievale, un mio grande amico e collega. Oggi non posso mancare al suo funerale, in cui rappresenterò anche la nostra università. Mi scuso ancora per non essere con voi, ma vi ringrazio davvero dell'invito, che mi onora molto, nonché della pazienza che avrete nel leggere questo testo. Sono stato allievo e per lungo tempo collaboratore di Maurizio Calvesi. Mi sono laureato con lui in storia dell'arte moderna con una tesi sulla Sala di Apollo di Castel Sant'Angelo e mi ha seguito anche nella mia tesi di dottorato sulle committenze di Paolo III Farnese. Sono stato uno degli assistenti della sua cattedra universitaria fino al suo pensionamento e ho avuto la fortuna di coadiuvarlo in molti importanti progetti espositivi ed editoriali italiani e internazionali. Degli studi di Calvesi mi sono anche occupato come storico dell'arte e della critica d'arte. Per la rivista Arte Documento nel 2017 ho scritto infatti un lungo saggio sulla sua interpretazione in chiave alchemica di Duchamp. Sulla rivista Storia dell'Arte è stato poi pubblicato un altro mio saggio che, prendendo le mosse dal suo celebre studio Noir del 1969, che interpretava la celebre incisione Melancolia prima di Dürer come un'allusione al Nigredo, prima fase del processo alchemico, evidenzia come proprio in linea di ricerca sul rapporto tra arte e alchimia sia stata posta da Calvesi in costante relazione con la sua attività militante di critico d'arte. Posso testimoniare quindi alcune delle moltissime cose che ha insegnato a me e ai suoi molti allievi che operano nell'università e nelle accademie di belle arti, nell'editoria, nelle sovrintendenze e nei musei, donne e uomini che condividono l'impegno scientifico del maestro e che portano avanti molti filoni del suo immenso panorama di interessi. Calvesi, come noto, ha pubblicato studi fondamentali tradotti in molte lingue su Piero della Francesca, Beato Angelico, Botticelli, la Cappella Sistina, Dürer, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, Carracci e Piranesi, Subo Marzo e l'Ipnerotomachia Polifili, ma anche sul futurismo, Burri, De Chirichi, De Chirico, la pop art, l'arte concettuale, il ritorno alla pittura e la videoarte, solo per citare alcuni, ma non tutti, i suoi poliedrici campi di ricerca. A tutte le generazioni di storici dell'arte, di storiche e storici dell'arte che hanno avuto la fortuna di ricevere il suo magistero, Calvesi ha insegnato innanzitutto il rigore filologico, l'attenzione primaria per i documenti, per il contesto storico e culturale in cui sono nate le opere d'arte studiate. Tra l'altro, pur essendo uno dei primissimi studiosi che si sono dedicati all'iconologia in Italia, era molto attento alla lettura formale delle opere d'arte, sia nella sua natura tecnica che compositiva. Va ricordato infatti che Calvesi si riconosceva allievo di diversi studiosi, dal suo primo maestro Leonello Venturi sino a Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, Cesare Gnudi e in particolare Francesco Arcangeli, con cui ha collaborato nella sua esperienza nella sovrintendenza di Bologna e che lo ha introdotto alla lettura formale delle opere d'arte di origine longhiana. Ricordo anche la sua prima lezione che seguì da ragazzo, credo nel 1987, era un corso in cui presentò le ricerche da cui è nato il suo celebre libro La realtà del Caravaggio nel 1990. Spiegando la sua impeccabile lettura stilistica e formale del maestro lombardo, Calvesi disse che non capiva gli storici dell'arte che non guardano all'arte contemporanea e che, ad esempio, un particolare dipinto da Caravaggio nella Cappella Contarelli lo aveva capito molto meglio grazie a un dipinto di Renato Guttuso, ribaltando in modo geniale i punti di vista e le prospettive di analisi.
Nella visione di Calvesi l'antico e il contemporaneo erano dunque due punti vivi e dialoganti nell'osservazione dello storico dell'arte che possono essere connessi in modo attivo e dinamico, senza preconcetti e in prospettive innovative. Del resto, nel suo testo Ripetizioni e modifica, didattica dell'immortalità del 72, Calvesi ha precisato con chiarezza la sua posizione metodologica. Non credo nel critico, ma nello storico dell'arte. Il critico è una figura romantica legata al mito dell'attualità e della parzialità. Egli cerca, abbiamo sentito, la maggior quantità possibile di informazioni in un'unica direzione. Lo storico opera una selezione qualitativa e in più direzioni, non sparse ma convergenti. Avrebbe la funzione di orientare, proiettare l'attualità nella storia e viceversa. L'apertura dello sguardo. Oltre alla sua lunga avventura di storico dell'arte nei secoli passati, Calvesi è stato sempre attivo nel campo del contemporaneo e mostra articoli, presentazioni, progetti e saggi. Ad esempio collaborando con lui alla cura scientifica della grande mostra 900 Arte e Storia in Italia, alle Scuderie del Quirinale e Mercati di Traiano, a Roma 2000-2001, o della collezione Farnesina del Ministero degli Esteri, ho potuto constatare di persona come Calvesi affrontasse l'arte contemporanea con uno sguardo aperto, interessato e rigoroso, dando attenzione a tutte le possibili sfaccettature delle sue differenti situazioni e alla complessità di tutte le sue forme espressive, dalla pittura astratta ed immagine, dal concettualismo alla body art, all'installazione, alla videoarte e oltre. Calvesi apprezzava e registrava il valore delle diverse esperienze senza preconcetti ideologici, al di là di certi steccati che ancora oggi sembrano pesare come gravami inutili di un passato che appare davvero superato dalle attuali dinamiche sociali e culturali. Questa posizione realmente aperta alla complessità del contemporaneo era forse mal vista dai soldatini di un certo conformismo imperante, ma invece uno dei grandi insegnamenti di un uomo che si dichiarava sempre attivo con l'avidità del nuovo, o meglio del non conforme. Calvesi ha percorso la storia dell'arte con uno sguardo libero, innovativo e aperto anche nell'errore, una posizione che egli stesso contemplava e riconosceva nella sua rigorosa onestà intellettuale, ma che era una condizione necessaria per chi dissodava territori inesplorati e apriva sentieri nuovi. Ho sentito personalmente Calvesi mutare opinioni su cose che aveva scritto e che dovevano essere cambiate, precisate, migliorate. La storia dell'arte come esperienza attiva, fatta anche di tentativi, di sperimentazioni, pur per avvicinarsi sempre di più al nucleo denso della verità. Una lezione tratta dai testi di John Dewey e che insieme a Eugenio Garin, Michel Foucault, Carl Gustav Jung rappresenta uno dei suoi importanti riferimenti culturali. Tutte le attività, tutta la precisione, la chiarezza di analisi, il nitore e la visione pionieristica delle sue lettere e dei suoi studi rimangono come un lascito la cui immensa portata non sarà scalfita dal tempo. Dobbiamo dunque ringraziare Calvesi per la sua lezione di rinnovamento, di serietà scientifica, di libertà intellettuale, sia pure nel rispetto della filologia e dei dati storici, sperando di essere degni del suo magistero e di poter tramandare alle generazioni future il valore del suo immenso bagaglio di studi e di ricerche. Mi sembra che quest'ultimo intervento completi un quadro che è stato così variegato. Anch'io, ascoltando le relazioni, mi sono stupito di come in realtà le diverse letture, perché ognuno di noi ha avuto, come dire, esperienze e potrei dire delle frequentazioni su fronti diversi, che però abbiamo tentato di ricostruire, seppur in grande sintesi, e rivelano questo rapporto con la realtà storica, direi mi ha colpito molto. Cioè, non entrambi non erano molto aperti agli eventi, soprattutto pensiamo agli anni 60, al fatto che Calvesi frequentasse
degli artisti ancora giovani che poi sono diventati di importanza internazionale, no? Erano la capacità, pur di uno sguardo aperto al presente, di non essere rinchiusi nella cronaca. Due storici dell'arte, prima che critici d'arte. E questo mi sembra l'impianto robusto che deriva anche, diciamo, da questo background intellettuale. Diversissimo per entrambi. Quindi vengono da storie molto diverse, ma di queste due storie pensiamo, è stato giusto parlare della famiglia di Augusta, così come dei rapporti giovanili di Maurizio Calvesi a 13 anni, va da Marinetti e entra nel gruppo degli aeropittori, cioè sono cose straordinarie. E questa loro vicenda personale, che ne ha fatti, diciamo, degli studiosi precoci, diciamo, non sono figli d'arte, ma sono nati in un ambiente di grandi sollecitazioni. Però la capacità di uno sguardo aperto, però non chiusi nella cronaca, cioè quindi, infatti, non limitati all'evento d'attualità. Casomai questo rapporto strettissimo tra passato e presente, che poi è anche nel titolo dell'intervento di Lorenzo Canova, è una citazione: il passato aiuta a leggere il presente e viceversa. Due storici dell'arte e due intellettuali, ma la cui umanità, diciamo, è emersa, seppur in alcuni tratti, che ci ha fatto gioire insieme. Per questo abbiamo detto un gruppo di amici che ha parlato di due maestri e di cui siamo orgogliosi, perché in qualche modo ne trasmettiamo l'eredità. Siamo grati alla dottoressa Rodeschini, a chi ha organizzato l'evento, alla dottoressa Luzzana, non conosco tutti gli interlocutori, ma è stata davvero un'occasione felice e ci voleva. E il 1° maggio è stata la festa dei lavoratori. Diciamo, il 2 maggio possiamo dedicarla agli studiosi. Ci chiedevamo se qualcuno ha qualche desiderio, qualche domanda da fare. Pensavamo anche di mettere a disposizione questo veramente affresco, molto affettuoso da un lato, ma anche molto composito, su qualche canale. Pensiamo a YouTube, perché penso che per la qualità dei contributi, ma anche per, come dire, l'atmosfera, l'affetto per queste due grandi persone, oltre che due grandi studiosi, possa essere condiviso e possa essere condiviso da più persone, o anche dagli studenti dell'università o di chiunque volesse godere di questa cosa. Grazie, buonasera a tutti.